canale. No, non siete capitate su un canale pazzo, sono sempre io, con i capelli però da pazza. Allora, sulle labbra ho il rossetto di Natural Rose, credo di L'Oreal o Maybelline, non me lo ricordo. E sulle unghie ho questo colore della Rimmel nella colorazione Venus, che è un rosso rosso sangue. Allora ragazze, bentornate sul mio canale, scusate l'assenza, ma sapete che io più di una settimana non riesco a stare senza di voi. Oggi torno con un video molto richiesto, ovvero la review su Domus Olea Toscana, la linea 11. Vi avevo anticipato qualche mese fa che l'avrei provata, infatti io ho l'opuscolo qua. Stiamo parlando di questa azienda qua, sapete che YouTube per me è un passatempo, una passione, non sono una blogger, quindi non mi sono studiata tutti gli ingredienti a tavolino, anche perché ce ne sono tantissime. Ovviamente ragazze, vi dirò quello che contengono, ma anche quelli che se le studiano a memoria, perché le studiano il giorno prima, tanto vale. Allora ragazze, che cosa ho provato? Allora, io ho provato una linea che è adatta al mio tipo di capelli, quindi la linea per i capelli secchi e sfibrati. Ho provato quasi tutto tranne la maschera pretrattante che si fa prima. Allora, che cos'è la linea 11? La linea 11 fa parte dell'azienda di Domus Olea Toscana, che produce dei cosmeceutici. Cosa significa? Significa che sono cosmetici che stanno tra i cosmetici tradizionali biologici e dei farmaci, quindi è un prodotto che sta in mezzo, è un prodotto che va a curare ovviamente i capelli come può curare qualsiasi linea per i capelli, ma dovrebbe avere un qualcosa in più proprio di curativo, quasi di farmaceutico. Che cosa promette questa linea in linea massima? In linea massima questa linea promette di rimettere a nuovo i vostri capelli, di rivitalizzarli, di aiutarli di risolvere molteplici problematiche, perché gli inci di questi prodotti sono veramente, veramente, veramente ricchi. Infatti è una linea che non costa affatto poco. Io da youtuber professionale mi sono dimenticata di segnarvi i prezzi, però andate su Ecoverde e vedrete che comunque i prezzi si aggirano sotto i 20 euro per prodotto, quindi bene o male per acquistare tutta la linea bisogna fare un investimento di quasi 100 euro. Allora, andiamo veloce e vi dico cosa contiene questa linea. Contiene cheratina, fitocheratina del grano del riso, 11 aminoacidi, quindi argania, lisina, serina, alanina, cristina, acido aspartico, treonina, leucina, prolina, valina, acido glutamatico, eccetera, eccetera. Ovviamente queste cose, se uno non sa leggere l'incia ad hoc, comunque si deve andare a informarsi che cosa sono, perché sono degli ingredienti che non troviamo nei shampoo tradizionali biologici. Poi contiene ovviamente canapa, zucca, semi di lino, olio di girasole, olio di jojoba, vitamina A, vitamina E, vitamina B, tutte le vitamine, poi foglie d'olivo, bardana, rosmarino, calendula, camomilla, cipresso, castagno, ortica, criso, liquirizia, bisabololo, mentolo, i sali minerali, ingredienti protettivi, ingredienti idratanti, umettanti, quindi questa linea è una bomba sulla carta. Allora, parto subito a descrivervi un po' i prodotti che ho provato, l'esperienza che ho avuto, per andare per gradi e poi spiegarvi effettivamente se questa linea funziona. Questa volta ho deciso di non mettervi il linci vicino, perché mi sono resa conto che l'altra volta quando avvicinavo il prodotto c'era un'illuminazione, quindi non riuscite a vedere. In caso per ogni prodotto vi lascerò linci proprio nel video un'immagine. Allora, partiamo dai shampoo che io ho provato. Il mio gatto che fa Tarzanino. Scendi! Ma perché? Allora, gli shampoo che ho provato sono di questa linea... Verdognola, aspettate.
Bacchi, scendi. Vabbè. Di questa linea verde io ho provato lo shampoo in crema micellare ristrutturante anti-età per capelli secchi, fragili, crespi, sfibrati, trattati, colorati. 200 ml di prodotto certificato AIAB, 9 mesi di PAO e la cortezza è di tenerlo tra i 25 gradi e 8 gradi per preservare bene il prodotto. Il packaging è questo, ormai lo conoscete tutti. Sei sceso? Bravo! Dai! Vai via! Il packaging lo conoscete tutti, è un packaging molto molto elegante, sembra veramente uno shampoo professionale, ci sono le etichette ben fatte che veramente possono incuriosire. Questo shampoo contiene foglio d'olivo, 11 piante toscane e fitocheratina, quindi dovrebbe andare a detergere il cuoio capelluto in maniera stra delicata, ma dovrebbe anche svolgere un'azione anticaduta, un'azione idratante, un'azione anti-età, tutte quasi azioni che pretendiamo solitamente dalle creme. Allora, cosa vi posso dire di questo prodotto? Allora, questo shampoo è particolare perché era in crema liquida. Tutti i shampoo di Domusolia Toscana linea 11 non vanno assolutamente diluiti, perché sennò perdono gli attivi. Va shakerato prima dell'utilizzo, ha questo tappino e poi si preleva prodotto. Per la mia esperienza, ragazze, vi posso dire che non basta poco prodotto. E io solitamente faccio due shampoo sotto la doccia. Dopo il primo shampoo sento che i capelli non sono del tutto puliti, perché è uno shampoo che sicuramente lava molto bene la cute, ma in maniera stra delicata. Questa linea vi costringe a lavarvi i capelli in maniera giusta, quindi se voi non avete tempo, perché il tempo è la chiave di questa linea, non compratela assolutamente, perché per far funzionare questi attivi di questa linea bisogna avere tempo, bisogna avere pazienza e soprattutto bisogna imparare ad usare il prodotto. Io fortunatamente non ho avuto il problema di andare a capire questi prodotti come funzionano, perché i miei capelli hanno, cioè conosco i miei capelli, quindi conosco più o meno la quantità. Ovviamente dopo il primo shampoo i capelli fanno schifo, perché i capelli non sono assolutamente abituati a questo tipo di prodotto, a questi tipi di attivi e soprattutto a tantissimi attivi tutti insieme all'interno. Come si utilizza questo shampoo? Si massaggia sul cuoio capelluto per circa 5 minuti, quindi prima di applicare lo shampoo dovete veramente bagnare tantissimo tantissimo i capelli, dunque sono 2 minuti sotto il getto d'acqua, poi andate a massaggiare questo prodotto per 5 minuti, cosa che vi serve per attivare tutti i principi attivi dello shampoo, per far modo che le micelle vadano a catturare tutta la sporcizia dal cuoio capelluto, e il tempo che vi serve perché ha i tensoattivi delicati, quindi 5 minuti è il minimo che vi serve per veramente andare a togliere tutti i residui. Io ho massaggiato il cuoio capelluto per 3 minuti, poi l'ho lasciata in posa per 2 minuti, così lasciare il prodotto agire. Cos'altro? E poi il massaggio proprio serve per stimolare la microcircolazione e far sì che i principi attivi penetrano all'interno. Allora, come vi ho già detto, dopo il primo shampoo è stato un po' un disastro perché i capelli non sono abituati, ma non è solo questo shampoo, in generale quando io cambio shampoo ho questo problema, i capelli non sono belli il giorno dopo. Quello che vi posso dire è che dopo un continuo utilizzo di questo prodotto, perché io lo alternavo uno questo, uno questo, un giorno, cioè un lavaggio questo e un lavaggio questo, perché io lavo i capelli due volte alla settimana, sapete che ho i capelli normali con le lunghezze che tendono a seccarsi, perché ovviamente sono lunghi chilometrici e il nutrimento non arriva fino alle punte. Questo shampoo è particolare perché alla prima passata non fa assolutamente schiuma, alla seconda passata ne fa un pelino, vi ammorbidisce i capelli durante il lavaggio, però una volta che sciacquate i capelli sembra che avete lavato i capelli con lo sgrassatore dei piatti. Questo significa che vi pulisce veramente a fondo il cuoio capelluto. Ho trovato i benefici di questo shampoo, da un lato sì, perché questo shampoo mi ha permesso di tenere i capelli puliti una settimana. Ragazze, io ho fatto la prova, ovviamente dopo questa prova ho continuato a lavare i capelli due volte alla settimana.
Ma vi giuro che mi ha fatto durare i capelli una settimana, quindi una volta l'ho lavato la domenica e la domenica successiva dovevo rilavarli perché cominciavano a malapena a dare i segni di è ora di lavarsi, no? Perché non ho utilizzato questo shampoo sempre, visto che mi durava tantissimo il lavaggio? Perché mi piace andare a rinfrescare il cuoio capelluto e quindi una settimana, ragazzi, io non faccio un lavoro dove sto in ufficio tutta bella profumata. Io lavoro in mezzo alle persone, io lavoro tra cucina e il bar, quindi i miei capelli prendono un po' di odore. Io ho bisogno di dare una rinfrescata al cuoio capelluto. Però veramente questo shampoo mi ha fatto durare i capelli molto a lungo, molto puliti, non appesantiti e non appiattiti. È uno shampoo ottimo. C'è da dire che non mi ha fatto venire né prurito, né secchezza, né dermatite, nulla di nulla. Se è stato uno shampoo curativo per quanto riguarda la caduta dei capelli, assolutamente no, perché l'ho provato proprio nel periodo peggiore, quindi l'ho messo proprio a dura prova quando c'era il periodo delle castagne, quando perdevo i capelli come se non ci fosse un domani. Questo prodotto non mi ha assolutamente risolto il problema, però come shampoo è molto particolare e sui miei capelli è andato strabene. Un altro prodotto che io ho provato è il co-wash balsamo micellare di appunto Domussolia Toscana. Questo è stato il mio primo co-wash nella mia vita, prima volta che lo utilizzo, e anche questo, dopo il primo lavaggio, i miei capelli sembrava che avessi lavato con un balsamo siliconico pesante, cioè erano unti, ho dovuto rilavare. Poi ho capito che anche con questo prodotto bisogna utilizzare due volte, cioè fare due lavaggi sotto la doccia. Il primo lo andavo a utilizzare tranquillamente, il secondo faceva addirittura un po' più schiuma. Anche questo non ne basta assolutamente poco, almeno per me, almeno per i miei capelli. Quando ho utilizzato poco prodotto, perché Giulia, una ragazza che mi segue, mi ha detto che lei addirittura lo va a diluire perché è molto strong. Io ho provato a utilizzare pochissimo prodotto, non mi ha lavato niente. Quindi qua non so se il gioco ne vale la candela, perché comunque ne ho utilizzato tanto prodotto in due lavaggi sotto la doccia. I capelli come sono risultati il giorno dopo il momento dell'asciugatura? Molto puliti, non avevano l'effetto di sgrassatore dei piatti, perché questo è molto più delicato rispetto agli altri, all'altro, e comunque erano belli, morbidi e lucenti. Quello che io ho notato con questi due shampoo è che non danno volume ai capelli assolutamente, ma danno corpo. Sembra di avere più capelli. Sarà perché sono più leggeri, sarà che sono più idratanti, sarà che veramente li va effettivamente a dare qualche sferzata in più, ma quando utilizzavo questi prodotti sentivo che comunque i capelli erano di più, cioè proprio i capelli avevano corpo. Ovviamente il co-wash è la detersione più delicata possibile per il capello, quindi i capelli mi durano 2 giorni, anzi sì, al secondo giorno era ora di pulire, cosa che non mi è piaciuta perché io sono solita pulire i capelli 2 volte alla settimana. Se utilizzo solo questo ogni 2 giorni dovrei lavarli e anche no. Sicuramente è adatto per le persone che vanno in piscina, che sono spesso fanno dei lavori dove si devono lavare i capelli troppo spesso, sicuramente adatto al cuoio capelluto molto molto sensibile e delicato, perché lava molto bene. Anche questo necessita di un massaggio di 3 minuti, poi l'ho lasciato in posa, però è un prodotto che non mi è dispiaciuto in tutta onestà. Poi, come trattamento, ovviamente ho provato sia il balsamo che maschera. Ho provato il balsamo idratante ristrutturante 3 in 1 corpo e leggerezza, 200 ml di prodotto, certificato AIA, 9 mesi di PAO. Questo è il prodotto. Allora, questo prodotto è un prodotto che non mi è piaciuto per niente. Qua c'è scritto balsamo leggero dall'innovativa consistenza in 3 utilizzi, quindi si può utilizzarlo come pacco pre-shampoo, si può utilizzarlo come un semplice balsamo, si può utilizzare come maschera e anche come un leave-in. Ora, ragazze, tutte le volte che parliamo di capelli, vi ho sempre detto che ho i capelli che si annodano tantissimo sotto la doccia quando lavo i capelli. Questo balsamo mi faceva piangere,
piangere sotto la doccia, ma piangere perché aveva una consistenza bella bella corposa, il che mi faceva sperare bene, e invece non aveva nessun potere districante, ma proprio, se devo essere proprio, se dobbiamo esagerare, il minimo, proprio il minimo, sapete quello che vi va solo a morbidire i capelli? Questo balsamo non districava niente. Non ho visto tra l'altro nessun effetto idratante, nessun effetto nutriente, non ho visto assolutamente niente. Ne ho utilizzato una tannica di questo prodotto perché volevo districare i capelli, cioè mi serviva un balsamo per districare i capelli. La nota positiva di questo balsamo è che non andava assolutamente a appesantire i capelli, però come balsamo è terribile. La maschera 3 in 1 invece è nutriente, ristrutturante, corpo e disciplina. Anche questa maschera per i capelli sono 200 ml di prodotto, 9 mesi di PAO, certificato AIB, eccetera, eccetera. Anche questa maschera si spaccia per idratante, nutriente, disciplinante, si può utilizzare in tutte le salse, in tutti i brodi, ma come maschera anche questa non mi è piaciuta. Ho trovato questa maschera molto molto carente, perché avendo i capelli che comunque necessitano di nutrimento, di idratazione, e questo prodotto sulla carta si spaccia come un prodotto miracoloso che fa tutto, su di me non ha fatto assolutamente niente. E non è per demonizzare questa azienda, questa linea, ma ragazzi, sui miei capelli, cioè, non va bene, era troppo leggero, non districava, non nutriva, non idratava, ho tenuto in posa anche un'ora dopo lo shampoo, proprio come la maschera. L'ho utilizzato nell'impacco pre-shampoo da solo, ma zero. È un prodotto che su di me non faceva niente, se non andare veramente a disciplinare i capelli e donare un po' di luminosità ai capelli, però non conteneva tutte le cose che io ricerco effettivamente da un balsamo che... Ora io non mi ricordo quanto l'ho pagato, però spariamo una cifra, 15 euro. Per 15 euro, ragazze, una maschera per i capelli almeno deve districare e idratare e nutrire, se non per poi farmi il caffè, ragazze. 15 euro non è uno scherzo, 15 euro sono 15 euro per un prodotto per i capelli che si utilizza sempre come trattamento urto. Se avete i capelli secchi come i miei, questa maschera vi fa una pernacchia. Poi andiamo avanti. Un altro prodotto che io ho provato è il Nutrisiero per cute e capelli. Questo qua. Allora, si presenta in questo questa bottiglietta qua, ma mi manca una mezza applicazione. Non viene in dotazione con questo che è il dosatore. Io ho comunque capelli lunghi, quindi devo fare 30 ml d'acqua e 3 tappi di questo prodotto qua. Cosa vi posso dire? Questo per cute normale e secca, alto contenuto di principi funzionali, anticaduta, cheratinizzati, lenitivi e riequilibranti. Intanto trovo stupido che uno si deve comprare questo appositamente per misurare questo prodotto, perché... Cara Domusolio Toscana, almeno potevi metterci il foro da inserire, perché io con un tappo del genere che cacchio posso fare sui capelli? Faccio così, mi va dappertutto, che trattamento faccio? Quindi io cosa faccio? Metto qua il dosaggio, eccetera, eccetera, poi devo trasferire tutto nel mio aspargishampoo, che è molto più comodo, ha il beccuccio e si può applicare dappertutto. Vabbè, e ti fanno pagare 2 euro qualcosa, sta stronzatina qua che alla fine serve poco. Potevano già fare un prodotto fatto miscelato e uno se lo dosava come voleva, ma vabbè. Questo siero andava applicato, allora bisognava mettere acqua tiepida insieme ai 3 tappini nel mio caso, si andava a shakerare, si andava ad applicare su tutti i capelli, cuoio, capelluto, lunghezza, tutto quello che volete. Facevo lo chignon e bisogna impellicolarsi, perché c'è proprio scritto di mettere la pellicola intorno, un asciugamano caldo e tenere in posa dai 30 minuti a un'ora, dipende che problematica avete. Ora io nel periodo delle castagne avevo la problematica di dermatite del cuoio capelluto, del prurito assurdo e di caduta dei capelli, quindi questo prodotto, essendo così innovativo, qualcosa doveva fare. Quindi uno non sbatti stare un'ora con i capelli bagnati con l'asciugamano, perché chi soffre di cervicali come me, ciao,
da utilizzare due volte alla settimana, quindi io lavo due volte i capelli, lo dovevo utilizzare sempre. Questo cosa significa? Che dovevo programmarmi il lavaggio dei capelli, perché se non avevo tempo non potevo fare l'intera linea, perché come minimo mi ci vuole un'ora. Un'ora a lavare, asciugare, fare, cioè lavare, fare tutti i trattamenti, e un'ora per tenere questo, visto le mie problematiche, perché io avevo bisogno di prodotto lenitivo che andava a riequilibrare il cuoio capelluto e che andava soprattutto a arrestare la caduta dei capelli. La nota positiva di questo prodotto è che assolutamente non vi sporca i capelli e non ve lo appesantisce, perché sembra di mettersi appunto l'acqua. È una cosa molto positiva, anche perché i capelli grassi non può dar fastidio. Su di me che cosa ha risolto? Credo che l'unica azione che io ho visto di questo prodotto è l'azione lenitiva. L'azione lenitiva, perché effettivamente dopo l'utilizzo di questo prodotto io non avevo prurito tra un lavaggio e l'altro. Non ha arrestato assolutamente la caduta dei capelli e non ho visto altri benefici, non ho visto i benefici idratanti e ristrutturanti. L'unica cosa che ho visto è che effettivamente va ad ammorbidire i capelli. Una volta che ho tolto l'asciugamano dopo la posa avevo i capelli belli morbidi, ma comunque non me li andava a nutrire e idratare come volevo io. Io voglio un'azione a urto. Quando lo mettevo sulle lunghezze, le lunghezze rimanevano comunque pressoché secche se utilizzavo solo linea Domo Sole Toscana. Quindi anche questo, un siero curativo, sarà una cosa soggettiva, ma sul mio cuoio capelluto, tra molte applicazioni, ne ha fatta una, ovvero lenitiva. E vabbè, non mi è andato a contrastare la caduta dei capelli, è un prodotto super innovativo che su di me mi ha lasciato un po' perplessa. Poi andiamo avanti, ultimi due prodotti e poi facciamo la conclusione. Che cosa prevede dopo il siero? Allora, io ho provato il tonico spray volumizzante che favorisce l'innalzamento dei capelli dalla radice, dona corpo e struttura alla chioma, perché perdi adesso. Ed è questo prodotto. Questo è uno spray. Io mi ero attratta dalla dicitura tonico. Quando vedo tonico prendo, non mi ricordo quanto ho pagato questo prodotto, ma vi ricordo andate su Ecoverde e trovate tutti i prezzi. La cosa molto bella di questo prodotto è l'erogatore, è talmente fine che sembra di avvolgersi in una nuvoletta di qualcosa, molto molto fine, non vi bagna e non sentite niente, nel senso non vi appesantisce i capelli né niente. Questo è l'unico prodotto su cui io non posso darvi un'opinione precisa, perché avendo i capelli lunghi il volume ce l'ho fino a un certo punto, sì, lo vado ad applicare sul cuoio capelluto, quindi ne vado a spruzzare un po' sulle mani, vado a massaggiare a testa in giù ed effettivamente quando asciugo i capelli un po' di volume c'è, però un volume che dura davvero poco, perché per forze di gravità i capelli tendono giù. Quindi non è che mi vanno ad appiattire, ma comunque non ho nessun volume i capelli. Come utilizzo questo prodotto? Lo utilizzo anche sui capelli asciutti, sui capelli bagnati. Una spruzzatina la faccio in alto, poi mi immergo nella nuvoletta per dare quel minimo di idratazione. Quello che vi posso dire è che questo prodotto è un ottimo anticrespo, è un ottimo prodotto da utilizzare al mattino quando vi svegliate con i capelli così. Spruzzate un po' e vi rimette un po' a posto la chioma, perché anche se ce l'avete elettrici, questo è un ottimo prodotto. Io a volte lo spruzzo anche sulle mani e lo passo sui capelli, è ok. Non ha tutte queste questo potere idratante, ristrutturante, anticrespo, esorbitante, però dal suo lato non va assolutamente a sporcare i capelli, la cosa importante di un'acqua. L'ultimo prodotto che ho utilizzato è la crema riparatrice chiudi scaglie, cute normale, con i capelli a tendenza secca, idratante, districante, anticrespo, protettivo, rivelatore di luminosità. Allora ragazze, questo è senza risciacquo, lo sapete che questo prodotto invece l'ho terminato, ma non sono pazza a terminarlo in 2 mesi. Questo prodotto l'ho cominciato a utilizzare un anno fa, quando ho comprato il primo prodotto della linea 11, ovvero questo prodotto qua. L'ho aperto subito perché io sono fanatica dei prodotti senza risciacquo come finish. I miei capelli ne gioiscono tanto perché avendo i capelli lunghi e secchi,
Posso utilizzare la maschera migliore nel mondo, ma comunque una volta che vado a risciacquare i capelli, un po' di secchezza rimane. Questo lo andavo ad applicare sulla lunghezza e massaggiando sulle punte, effettivamente è una crema fantastica. È idratante, come dice qua, è districante, è molto ammorbidente, sembra quasi che vi va a levigare i capelli, la cosa che mi piace molto. Non appesantisce assolutamente i capelli, però bisogna dosare molto molto bene il prodotto, perché se ne utilizzate di più rischia di appesantirvi e rendervi i capelli tipo sporchi. È un prodotto che mi è piaciuto, però non lo ricomprerò e poi vi dico il perché quando facciamo le conclusioni. La cosa importante che non vi ho detto è che la profumazione di questa linea che ho io è neutra, cioè non è neutra, però non è cattiva. Per esempio, questa linea profuma di vitamina C, quella solubile, quindi nulla di così impossibile da sopportare. Allora ragazze, conclusione. Che cosa ho capito io di questa linea? Di questa linea io ho capito che è una linea, e se, allora, se uno vuole provare la linea 11 la deve per forza acquistare tutta, perché come vi ho fatto la descrizione di ogni prodotto ci sono delle pecche in questa linea, come per esempio i balsami, come per esempio il Nutrisiero. Se li acquistate da sole rimarrete delusi, oltre ad aver buttato un sacco di soldi, perché stiamo parlando, due prodotti sono 30 euro più o meno. Questo sono 15 euro, non mi ricordo, quindi 45 euro buttate nel water, perché singolarmente non funzionano. Per questo ci tenevo a spiegarvi prima prodotto a prodotto, per dirvi che se siete intenzionati a provare un prodotto della linea rimarrete molto delusi. Probabilmente gli unici prodotti che si salvano sono i prodotti, sono gli shampoo. Perché questa linea la potrei paragonare a grandi linee come una skincare coreana, che ha tanti passaggi bilanciati tra di loro che lavorano in sinergia per un effetto finale, cioè tutti insieme per un effetto finale. Singolarmente non fanno, cioè fanno qualcosa ma quasi niente, invece utilizzandoli tutti insieme fanno. Perché? Vi spiego, per esempio lo shampoo, quello micellare, dove è andato? Eccolo qua. Lo shampoo micellare vi ho detto che ha un ottimo, ottimo potere pulente, quindi va a sgrassare bene i capelli. Il balsamo districa poco e niente, quindi serve solo a ripristinare la protezione dei capelli, andare a ammorbidirli un pochino senza appesantirli nonostante la sua ricchezza. E la maschera dovrebbe andare a idratare, ma un'idratazione minima. Minima perché? Perché poi sopra ci vado ad applicare il Nutrisiero, che mi va a curare la cute, e sulle lunghezze vado ad applicare la crema chiude scaglie, che comunque penso che in tutta la linea sia il prodotto più corposo che effettivamente va a curare i capelli. Quindi ragazze, se volete acquistare singolarmente, gli unici prodotti che potrei consigliarvi sono gli shampoo, il Nutrisiero a grandi linee e magari anche la crema riparatrice, insomma per le lunghezze. Chi è tratto da balsamo e maschera sicuramente non vi piaceranno questi due prodotti singolarmente, perché sono studiate apposta ad essere leggere, a non essere pesanti, perché nella scaletta il prodotto che fa il trattamento maggiore è la crema chiude scaglie. Quindi dovete fare un investimento, dovete pensarci bene se volete utilizzare questa linea. Io ho avuto grandissime aspettative e vi dirò, è una linea che non andrei a ricomprare, semplicemente non perché non ho visto grandi risultati, perché alla fine i risultati che io ho visto utilizzandole tutti insieme sono la luminosità del capello, il corpo del capello che erano più lucidi, più disciplinati. Io credo che questa linea effettivamente qualcosa fa, ma non giustifica il prezzo, perché anche il Nutrisiero, ma anche tutta la linea, sono troppe troppe cose tutti insieme da utilizzare sul capello, che il capello all'inizio non riconosce, non è abituato. Anche il siero per la cute, sono tutti sì
prodotti, cheratina vegetale, ma non è la cheratina che produciamo noi, quindi il cuoio capelluto fa fatica ad abituarsi a tutto l'insieme e subito. Quindi all'inizio i capelli si devono abituare al prodotto. Io non la ricomprerei per un altro motivo, per il fatto che sì, la prima settimana i miei capelli non erano bellissimi, poi per un mese i miei capelli erano veramente molto belli esteticamente, non li ho sentiti più forti, la cosa che mi interessava di più era rafforzare i capelli e l'anticaduta dei capelli, cioè l'anticaduta, era arrestare la caduta dei capelli, cosa che su di me non ha fatto, però per il resto i capelli puliti per una settimana. I capelli belli, non voluminosi ma corposi, belli, è una cosa che mi ha fatto piacere, però è una cosa che riscontro anche con gli altri shampoo. Non la ricomprerò semplicemente perché dopo un mese di trattamento tutti i prodotti non funzionavano più bene sui miei capelli, nel senso che il capello si era abituato talmente tanto che invece andando a sempre migliorare scemava. Scemava finché io lavavo i capelli e non vedevo niente, vedevo i capelli senza forma, non li vedevo lucidi, non vedevo niente, erano solo puliti, quasi sembravano trascurati. Quindi dopo un po' ho dovuto stoppare per qualche settimana, aprire altri prodotti, perché questa è la prima parte della mia hair care routine, ragazze, e quindi non è, alla fine il gioco non vale la candela, non vale la candela perché di prodotto se ne va a utilizzare tanto. Quindi chi è abituato a diluire lo shampoo, magari uno shampoo a me personalmente dura 2-3 mesi, questo mi è durato un mese e mezzo. E stiamo parlando di due shampoo, un mese e mezzo. La stessa cosa vale per maschera e balsamo, perché comunque se avete bisogno di districare dovete utilizzare più prodotto. Quindi anche là spendere a linea massima 100 euro per un trattamento di un mese e mezzo dovrebbe essere un trattamento d'urto, un trattamento bello strong, che sinceramente io non mi sento di dirlo. Cioè, su di me non ho avuto questo trattamento strong. È stato piacevole utilizzare questa linea, è stato piacevole scoprire, esplorare questa linea, ma sui miei capelli, alla fine no, non ne valsa la pena, e probabilmente non ricomprerai nessun prodotto. Questo video l'ho fatto per darvi un po' una review, perché ci tenevo a farvi questa review, perché su YouTube vedo solo commenti positivi, ma dalle persone a cui mandano i prodotti. Io anche se li avessi ricevuti avrei detto la stessa identica cosa, perché lo trovo giusto, perché non stiamo parlando di 2 euro di shampoo, stiamo parlando di una routine che arriva a 100 euro. Quindi 100 euro non si trovano per strada, per me 100 euro sono 2-3 giorni di lavoro, quindi capite bene che uno ci deve anche pensare. Quindi se la volete provare dovete innanzitutto mettere in conto l'investimento, dovete soprattutto avere tanto tempo da dedicare perché questa linea richiede tempo. E poi ovviamente dovete tener conto che dopo un po' dovete sospendere il prodotto e ricominciarlo tra qualche settimana perché sennò il capello si abitua. In ogni caso, spero di esservi stata utile. Fatemi sapere che cosa ne pensate, ragazze, ci tengo veramente tanto. Se l'avete provata, ovviamente, io vi mando un grandissimo bacione e ci vediamo alla prossima. Ciao belle!